tra altri versi, un'idea di Dario Albertini. Benvenuti o bentornati a Per altri versi, lo spazio dedicato alla poesia su Caffè Italia. Io sono Dario Albertini. Dico sempre in apertura di ogni episodio, li trovate tutti nelle nostre raccolte, che quando parlo di poesia sento un forte richiamo al rispetto per l'autore, l'autrice e i versi che andrò a proporre, come anche per tutti quei versi che invece non potranno trovare spazio nell'episodio. Perché? Perché la poesia è una forma di espressione molto intima, quindi cosa c'è di certo davanti ai miei occhi? C'è quello che leggo, i versi, ci sono le note biografiche e le ispirazioni che l'autrice o l'autore mi hanno così gentilmente voluto condividere, tutto il resto è interpretazione e l'interpretazione vuole che ci sia molto pudore, perché il rischio qual è? Il rischio è quello di travisare il senso. Quindi, come si dice, io metto le mani avanti, no? Mi paro con questa affermazione. Affermazione che nel caso, ancora una volta, di questo episodio trova un suo senso. Perché? Perché c'è una parola che Alessandro Angelelli mi suggerisce. E allora, qual è questa parola? Questa parola è Heimat, scritto Heimat con l'H davanti. È una parola tedesca, molto ricorrente nel gergo popolare germanico, ma è una di quelle parole che non trova esattamente una traduzione precisa nella nostra lingua. Sì, la si può intendere come piccola casa, come luogo fisico, ma anche no. E beh, c'è una parola che io uso spesso, e che è altrove. Qual è il nesso fra Heimat e altrove, secondo me? E sottolineo secondo me. Il nesso è il senso di una ricerca. Perché la ricerca dell'altrove può essere quella di un luogo fisico ideale che è per noi un anelito, un posto dove vorremmo essere, dove avremmo voluto vivere, dove andiamo ad andare a vivere, ma altrove può essere anche una dimensione spirituale. Heimat, nell'accezione che dà Alessandro Angelelli, beh, ci riconduce alla sua vita di figlio, ci riporta alle atmosfere della sua casa, ci riporta a tutto ciò che è rimasto in sospeso quando il suo papà è andato via. Un'introduzione, una prefazione, una sinossi, potete definirla come più vi aggrada, questa breve disquisizione che ho voluto mettere all'inizio di questo episodio. Episodio dedicato, l'ho già nominato e lo saluto, ad Alessandro Angelelli e alla sua silloge Attraverso i miei occhi, uscita a febbraio del 2024 per La Corte Editore. Silloge che è stata anche fra i volumi segnalati al Premio Strega Poesia dello stesso anno. Cosa ci dice Angelelli? Così andiamo subito a scoprire l'umore principale. Beh, ci dice che appena ha saputo di questa candidatura al Premio Strega Poesia, il suo pensiero è andata immediatamente ai suoi genitori che non ci sono più. E con molta umiltà, sia per la sorpresa della candidatura al premio, sia per i sentimenti profondi che ha infuso in questi versi, lui dice che cercherà di onorare questa candidatura e, a prescindere da essa, cercherà di diffondere
con molta pacatezza, e torno al tema, al sentimento dell'umiltà, questa sua silloge. Alessandro Angelelli, un mio coetaneo, classe 1968, è ternano, arriva dall'Umbria, poi è stato nelle Marche, poi, come è capitato a tanti, anche a me, caro Angelelli, abbiamo dei punti di contatto diversi. Si trasferisce al seguito della famiglia a Monza, dove vive. C'è scienza e c'è ispirazione creativa in Angelelli, perché è un laureato in economia aziendale alla Bocconi, nello stesso tempo è un autore, nello stesso tempo è un attore. È arrivato quasi per caso a calcare le tavole del palcoscenico e lo fa ancora nella compagnia del Teatro della Contraddizione, una compagnia storica milanese fondata da Marco Maria Linzi, Sabrina Faroldi e Micaela Brignone. Le ultime due sono delle attrici. Attraverso i miei occhi. Allora cosa succede? Succede che Angelelli pone l'accento su questa parola Heimat, ma non vive questo luogo in quanto luogo fisico. Lui piuttosto lo interpreta come quel puzzle che potremmo comporre incastrando fra loro delle fotografie istantanee. Vi ricordate la Polaroid? La macchinetta istantanea. La qualità di queste fotografie non era granché. Ci sono ancora delle macchine istantanee, evoluzione della vecchia Polaroid. Ma il valore non era la qualità della foto, quanto la subitaneità. Click, lasciare asciugare rigorosamente, non metterci le dita sopra. E poi ecco il fotogramma. Un po' quello che succede oggi, però devo dire con molta meno poesia, con il click che facciamo scattare con le videocamere dei nostri cellulari. Allora, e qui torno al tema del rispetto, un viaggio catartico? Sì. Non tanto quindi la ricerca del mio altrove, per come io intendo il concetto di altrove, quanto il processo di ricostruzione del proprio Heimat, della propria dimensione, per quella che è stata e per quella che non ha trovato il tempo di evolversi in altro. Viviamo in un deserto, ognuno è il suo, personale e assolato, privo di ogni verde, per alcuni inferno, per altri rifugio, tutti percorsi da placida musica. È quella della nostra anima, racconta chi siamo. Melodie che ci cullano in quel mare di sabbia. Giriamo per il nostro deserto, sempre alla ricerca di acqua e ristoro, per scacciare i cupi pensieri. Un deserto emotivo che viviamo in solitudine, seppure stringendo una mano, quella giusta, guarderemo l'orizzonte in modo differente e con una musica ancor più gentile a far mutare le linee del tempo. Il deserto si intitola così questa prima composizione che ho scelto dalla silloge Attraverso i miei occhi. Dolore, speranza, fughe verso un rifugio, apertura all'esplorazione, ricerca. È un filo conduttore che in questi quattro primi episodi della nuova stagione di Per altri versi noi continuiamo a seguire, e sono sicuro che continueremo a farlo anche nel proseguio di questo nostro percorso. Dice Alessandro Angelelli: quello che potrete cogliere dalle poesie che vi apprestate a leggere non sono solo visioni, immagini del dolore di cui vi ho parlato prima, né tantomeno troverete un'opera meramente autobiografica.
l'obiettivo che mi sono prefisso con attraverso i miei occhi è quello di dare degli spunti per far sì che il lettore possa iniziare a sua volta questo percorso catartico grazie al quale ricostruire il proprio luogo. Esistono speciali cose, oggetti come sentimenti che parlano per noi. Il profumo di un fiore nel proprio giardino, una vecchia camicia durata più di tanti amori, un antico gioco custodito nel tempo. E quei ninnoli d'argento, riposti in vetrine impolverate in una grande casa ormai vuota. Quelle cose parlano attraverso i loro silenzi, parlano di noi e con noi. Ci vuole solo un po' di quiete, merce rara oggigiorno. Poi ti siedi e li ascolti. Sono quel momento prima di dire qualcosa di importante. Sono gioielli preziosi che devi abbandonare per poter avere qualcosa di nuovo e infinitamente più bello. Esistono speciali cose. Già, è il titolo di questi versi. E è una di queste speciali cose un altro momento che mi accomuna al mio percorso di coetaneo di Alessandro Angelelli. Ci ho fatto accenno prima, è il momento del distacco dal papà. Poche parole che sono un'ancora. Un'ancora e una sorta di nuovo cordone ombelicale. Nuove parole che restano scolpite, nuove ma ultime. Che restano scolpite e che rappresentano quel continuo, e qui torno a una delle tante volte in cui ricorro all'ossimoro, alla contraddizione e all'interruzione, l'interruzione che lascia sospesi. Caro Alessandro Angelelli, l'ho detto all'inizio, la mia è un'interpretazione, io parlo delle sensazioni che mi date voi che scrivendo a Caffè Italia Radio mi trasferite, manifestate il desiderio di trasferirmi. Quindi posso prenderci del tutto o non prenderci per niente. Questo, per quel rispetto che dicevo prima, è importante che io lo dica. Ho ancora pochi minuti e voglio dedicarne subito alcuni alla poesia che parla proprio di quel luogo, Heimat. Heimat è dov'è un ricordo lontano, qualcosa di nascosto che avevi scordato o sopraffatto da mille profumi e pensieri dell'oggi. Heimat è un ginocchio sbucciato dopo una corsa per gioco, lo sguardo di lei mentre le sfiori la mano, quella rete all'ultimo istante giocando per strada con gli altri bambini. Heimat è una notte d'estate e quelle campane che suonano i quarti. Ogni essere umano ha un ricordo di Heimat. Cercalo a fondo in quel mare di nebbia. Ricorda quel profumo che avevi oscurato. Il profumo della tua unica casa. Il tuo porto d'arrivo dove devi tornare. E qui, amiche e amici di Caffè Italia e di Per Altri Versi, e caro Alessandro Angelelli, a me è scappata la lacrima. Forse la voce anche ha rivelato un quid di commozione, perché mi sono rivisto. Il bello della poesia, il tratto che ci fa sentire nostra, fra virgolette, una poesia, è quando ci fa ribollire dentro tante cose che sono rimaste lì, in fondo a quel mare di nebbia che c'è al quart'ultimo verso, tutto quello che avevamo oscurato, il profumo di quell'unico luogo che ancora dopo tanti anni chiamiamo e consideriamo casa, anche se magari ne siamo lontani decine, centinaia, migliaia di chilometri. È sempre quello il porto dove tornare. E a questo punto io personalmente, non come
Caffè Italia. Ma come Dario, ad Alessandro Angelelli dico grazie. Si intitola Attraverso i miei occhi, pubblicato nel febbraio 2024 dalla Corte Editore, questo racconto di vita in versi. Questa silloge poetica, perché tecnicamente si dice così, a firma di Alessandro Angelelli. Magari lui dirà: caro Dario, sono io che devo ringraziare te e non tu che devi ringraziare me. Ma credo che parlare per altri versi di poesia sia uno scambiarsi dei valori, dei sentimenti, farsi quel grande favore di aprire gli occhi o di fornire delle chiavi di lettura per arrivare a riscoprire qualcosa, come Heimat, che si era dimenticato. Io sono Dario Albertini. Attraverso i miei occhi e la silloge di Alessandro Angelelli. Vi ringrazio per l'ascolto. Tutte le nostre occasioni di parlare di poesia per altri versi le trovate sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia, dove anche questo momento è un'altra occasione per raccontarvi storie che aprano orizzonti. Per altri versi, un'idea di Dario Albertini. Thank you.